Dreamers, io sono Francesca e... qui è Peppe Niello The Gamer. E bentornati su Mario Kart 8 Deluxe. Oggi io e Joseph ci sfideremo con i Toad. Io sarò Toadette mentre Joseph sarà Toad. Questo setup ce l'avete consigliato voi in giù nei commenti, consigliatecene altri. E guardate quanto è bella la mia coroncina. Partiamo così, con la mia coroncina. Vabbè, già distratta. A parte che io la tua corona non la vedo perché mi sono connesso alla gara successiva. Perché prima la lobby era piena e quindi non la vedo, quindi non ce l'hai. Invece prima ho vinto perché stavo aspettando Joseph che entrasse nella lobby e quindi ho stracciato tutti i giapponesi e gli australiani. Ma guarda quanti giapponesi! Guarda, e poi due australiani lì che... E voi mi raccomando ragazzi, nel frattempo lasciate un bel mi piace iscrivendovi anche al canale e tappando la campanellina. Hai visto? Questa è 150 reverse. Quindi il peggio del peggio... Sì. Io ho scelto un setup che sinceramente non so se sia utile o meno. Spero io di sì. Io avrei dovuto cambiare setup rispetto al mio ultimo video, perché il setup che c'avevo anche nell'ultimo video consigliato da un fan, ma non ho avuto il coraggio perché è troppo buono. Va bene, le ultime parole famose. Vabbè, allora sei scarsissima, scusa. Anzi, sei scorrettissima. Cioè, non no, ti cambi il setup. La gioco cicletta è un... è la... cioè, overpower com'è. Come cosa? Mamma mia. No, guscio rosso no, Yamas, ma mai fa questa vita. In volo? No, per fortuna in volo no, perché altrimenti mi sarebbe uscita da bocca qualche cattiveria pesante, io davvero. Quindi dopo mi devi censurare. Guarda quella grandissima. No, France, non si dice. Ma guarda sto Donkey Kong, te la sei presa in bocca sta... No, vabbè, meglio evitare, si fa per ridere. Non volevo dire cattiverie. Però svolta bene, Toadette. Toad, chi c'ho io? Mamma mia, Francesco, sto a fare una gara incredibile. Peccato che sia quarto, non capisco perché. Cioè, sto a fare una gara veramente assurda. Quest'altro c'è il clacson. Non ho preso il cubotto. Dai, ho preso, buono. Oh yeah, si vola. Come lanciamo ho fatto un po' questi gusci verdi. No, dai, ok. Grazie, Mario. No, mi sono preso col mio stesso guscio. Guarda, verde. Mi hanno buttato per l'aria. Questi pentiti. Sì, ma mi stanno proprio... Mamma, mi stanno distruggendo. Ma chi è che c'è il pallottolo Bill ed è passato davanti, sti non giapponesi? Non lo so, ma passano... Guarda qua, ma con quanta cattiveria. Francesco, comunque io in questa gara ho preso circa 4-5 gusci verdi. Verdi? Sono i gusci verdi, a me qua mi stanno distruggendo proprio. Ah, ma tu sei qui, ti ho appena superato. Vedi? Ma che mi hai appena Donkey superato? Kong. C'è Donkey Kong che mi spinge proprio, mi spingono. Non so come fanno a spingermi lontano. Se forse è una caratteristica dei personaggi più grossi, no? Capito? Ma che ne so, ma mi stanno distruggendo. Ah, wow, pallottolo Bill, due pallottoli Bill. Ma come? Maronnami, ma cosa succede? Dai, no, vi prego. Pallottolo Bill anche per me. Me l'ha dato. Che sono arrivato quinto, che schifo. Ah, vabbè, mia. Ottava. Ma non lo so, erano fortissimi. Vabbè, sì, ma guarda un po' i punti medi. Sì, il primo sì, c'ha 6.000 punti. È di livello quindi... un po' più alto rispetto sì. al solito, France. Sì, purtroppo un po' un peccato. Sì. Ah, tra l'altro io non avevo acceso la luce quella lì di fronte. Vabbè. Vabbè. Mi vedrei all'improvviso illuminato d'immenso. Allora, vediamo un attimino, c'è da dire che questo giapponese è stato un po' scorretto. Sì, però io prima l'ho battuto. Tra l'altro, avevi subito un guscio blu, ho visto tutto in diretta, sì. Hai vinto comunque. Cioè, ho quindi veramente, comunque. Francesco, incredibile. Guscio blu quasi sul traguardo. Francesco, tu secondo me ti posso dire una cosa, secondo me hai fatto proprio arrabbiare i giapponesi. Perciò questi sono presi la vendetta mo. Sì, quindi hai pure il me. Titolo ufficiale. Faccio arrabbiare i giapponesi e si vendicano. E si vendicano con me. E let's go! Vediamo un po' che succede. Sono curioso di vedere se esce una bella pista arcobaleno. Francese, secondo me ci potrebbe stare, pensaci. No, una io ho votato Big pista. Blue perché come pista mi piace molto. L'ho rivalutata nel corso del tempo. Una bella pista arcobaleno. Di solito non mi piaceva. Oh, tre quarti però d'ora tu... ci vuole a scegliere. No. Come no? In realtà ma no, non mi... a te funziona prima. È hai boh, detto non no lo so. Molto tempo prima. E boh, Francia, a me si era già fermato là. Che ci posso fare? Che te posso di?
A parte che tu non hai pochissimi punti, quasi 3000 punti ce li hai, quindi vuol dire che online... Che gioco? Io gli devo copiare il setup a Donkey Kong. Mamma mia, devi copiare sempre qualcosa a qualcuno tu. Francesco, ma allora scusa, ma guarda che... Vabbè, copio il setup, non è che sto copiando chissà che cosa, eh. Però più che altro c'è Mirko che copia tutti i setup dei giapponesi. Hello, sai che c'è di nuovo? Anche io mi copio Mirko. Il setup da Fuji Home. Ma Rom, sono buttato giù. Sentito proprio, bravo. Sto decimo. Ma che bravo. Tu che posizione sei? Non ho preso il cubotto. Sono settima, ottava, però non ho preso il cubotto. E qua stanno tutti quanti con i gusci rossi e i gusci blu. E i gusci verdi, voglio dire. Quindi mo appena mi avvicino... Mia. Ma ti che vogliono fare recensione. Uè, France, non si dice. No, lo so, mi sono autocensurata. Non ho capito Comportati che stava succedendo bene. Purtroppo. Quell'altro lancia la bomba. Wow, wow, questi pentiti. Guscia verde, ma che senso ha questa vita così? No, no, non si dice. Guarda la banana che scorreva sull'acqua, cioè no, si muoveva. Mi ha preso una banana che era ferma sopra il coso. Ed era quella che io ho scansato, forse. Era quella, non lo so. Guarda quest'altro col boomerang. Mi voleva acchiappare. No, di nuovo non ho preso i cubotti. No, vabbè. Guscio. Vabbè, ma parte l'ambulanza, ovviamente. Ma da che posizione l'hanno lanciato questo guscio blu? Ma che ne so. Francesco, sono primo. Vabbè, non la manterrò mai questa posizione. Ma bravissimo. No, ma hanno colpito. Ah, Francia, va buone. Non ho preso manco gli oggetti. No, Francia, è tutta colpa tua, mamma mia. Cioè, Francia, con te... Mio Dio! Con te non si può giocare proprio più, diciamolo. No, Francia, ti hanno beccato! No, ti giuro che non sono stato io! Ti giuro, amo, guarda i gameplay... No, amo, guarda i gameplay, vedrai che non sono stato io. Ero seconda! Amo, ti ho visto... distruggerti perché ti è arrivato un guscio che non t'ho lanciato io. Vedrai dai gameplay. Se ho mentito, sei autorizzata a dire che sono il più scarso del mondo. Sei stato tu. Ha vinto un'altra volta questo. Sì, sei stato tu. Uffa. Anche se non sei stato tu, dirò per sempre che sei stato tu. Ma perché mi devo pigliare la colpa di una cosa che non ho fatto? Ci sta quello che si è fatto una gara e è andato via. Capite il livello qua che è alto? Se n'è scappato? No, se n'è andato anche il primo. No, di quello dovevo ricordarmi il setup che addirittura c'aveva Super Mario. Non ho visto bene il setup. Vabbè, dopo ti vedi le registrazioni e mi andrò a studiare tutti i setup da copiare dai Giappone. Quell'altro tra poco me ne vado. A chi stai aspettando? Vattene. Mamma mia, amore, mi sto squagliando. Fa caldo, ragazzi. Il vero caldo is now arrivato. Quindi vedo gente che balla. Sì, ma perché non ci muoviamo? Forza. Ok, cosa del parmigiano? Sì, quella del turma. Del formaggio. Terra del formaggio. Bah, molto easy. Fuji Home ci sta di nuovo. Francesi. Che? Ci sta Fuji Home. Ma quello era, c'aveva un altro... Era un altro, Francesi. Era un altro Fuji Home. Francesi, non ti confondere. Mo parti pure vola. Primo parti. Pure per prima parte. No, ma guarda qua. Non ho preso l'oggetto. Io devo copiare Manco il setup io. A questo. Gli devo copiare il setup a questo. Sto facendo tutte le catture. Così dopo mi vado a rivedere le immagini. Incredibile. Ok, ah, prima posizione. Portiamola preso. A casa questa prima posizione. Ma che portiamola a casa? Ok. Guarda stupendito se si toglie dalle scatole. No, sono uscito fuori pista. Già miseria. Vai così, sei French Dream, sei seconda. Francesco, vieni a te via sto guscio. Venite a prendere il guscio. L'ho lanciato in avanti. Larry, come caspita ti chiami? Uè. Attenzione alle volgarità, eh. Cioè, ma mi ce n'è uno, France, che sta indietro. Tutto il tempo. Digliene 4. Pure 5. Anzi, digliene 6. Digliene 10. Quel pentito. Okay. Comunque non mi piate allora. Più, Ma stai zitto. A meno che, Moby, non mi piate più. Bam, guscio blu. Ci siamo tolti il pensiero. Mamma mia, guarda dove sto. Sono un drago. Drago bianco, occhi blu.
No, guscio rosso, Francia, mi hai lanciato tu. Wow. Un altro? No, non era per me. No! Francia, me l'è... No. Ma finito! No, ti sta bene, Pondina! Guarda, Francia, comunque voglio questa risata come suoneria, perché è stata una risata malefica come non hai mai fatto in tutta la tua vita. È stata una risata veramente malefica. Comunque... vediamo un attimino. Se... no, Francè, in volo no. Francè, dai, no. No, Francè. Tanto mo ti supera. Francè, non mi hai fatto... guscio no, blu. Guscio blu! Ma dai! Guscio blu. Guarda che hai combinato. Manco si vergogna. Come? Manco si blu? Vergogna. Hai fatto vincere... Wow, ancora! Eri tu? Francè, no, Francè, dopo questa. Ero io, Francè, dopo questa. Sono arrivato sesto. Francè, io sai che faccio? Mi alzo e me ne vado. Mi spiace. Mi alzo e me ne vado. Amo. Io ho fatto tutta la gara primo. Arrivo praticamente a metà del terzo giro. Mi arrecetti completamente. Io me ne vado. Ciao. Mi pio 2 secondi di pausa. Senti bene. Ma se vuoi. Ti ho ripreso pure con il guscio verde. Ma io non lo so. Stavo cercando di arrivare almeno secondo, terzo. Quello che fa nell'ultima curva mi lancia pure il guscio. Cioè, tu sei proprio diabolica. Un essere del male. Oh, mi fanno male le guance. Mo cadesse il mondo, deve arrivare primo. Vai, sapere. Arrivaci. Su questa pista solitamente me la cavicchio. Buono. Quella che volevo, quella che cercavo, quella che desideravo. C'è miseria. Wow, quella se la rida ancora. Ma come devo? Non rido più. Come sono aggiunti 3 francesi dalla France. Ma state zitto. Guarda quelli, quello che è arrivato prima. Guarda, mo glieli copio tutti. Ho fatto un'altra cattura. Vai, copiaglieli. Copiaglieli. E si va. Vediamo chi. Chi la spunta. No, vabbè, no, ma non si può fare. Ma non si può fare così. Cioè... perché non si può fare? Quel Donkey Kong mi spinge e mi manda totalmente fuori strada. Vediamo un poco se riesco a superare il primo in classifica. Va bene così. Proprio in quel momento ovviamente hanno messo la rampa per volare. Ovviamente non poteva acchiapparla. Usci rossi che per fortuna... No, mo arriva. Meno male che non mi ha pigliato. Ok, finalmente ho preso un cubetto. Ah, malissimo queste curve. Dai, devo mantenere la concentrazione qui. Che posizione sei? Sono primo. Ah. L'ho detto e lo sto facendo. Capisco. Ma arrivo guscio blu. Sì, udien man. Ce l'hai il guscio blu? Non ti conto, ti giuro... che se non ti levi dalle scatole, mo! Comportati bene, Francia, non dire fetenzie. Vai, si vola. No! Ma che cosa no, Francia? Sei serena, stai moggia. Stai serena, una ceppa! No, no e dai! Non si dice. No, ma così non va! Ma vai! Sto facendo delle gare incredibili. No, ma siete proprio dei bastardi. Che cosa sono dei? Non lo posso dire, mi sto arrabbiando un sacco. Più mi arrabbio, più sudo. No, Francia, non arrabbianzi mai. Comunque non mi acchiappate più, mi dovete lanciare solo un guscio blu. Lanciatemi il guscio blu, vediamo che fate. Non sei zitto. Francia, lancialo questo guscio blu. Non lo so che ce l'hai. Blu. Lo so che ce l'hai, lancialo. No, tu lancialo. Lancialo. No, vabbè. Lancialo. No. Mamma mia, che drago. L'ho detto e l'ho fatto. Prima posizione per Joseph the Gamer. Ragazzi, congratulazioni. Prima posizione. L'ho detto. Se non arrivo primo, cadesse il mondo, deve arrivare primo. Sbam. Prima posizione. Ma andate a fare. No. Undicesima. Francesca, senti a me, chiudi il video qua. Senti a me. Amo, ma c'è stato, ci sono state.
di quella. Secondo me, perché t'ho detto, è troppo piccola, non te lo so dire. Ma arrivavano quei personaggi, Donkey Kong, Bowser, mi prendevano e mi buttavano per l'aria totalmente. Non... purtroppo Francia, che ci deve fare. Poi i gusci verdi, i gusci rossi, le banane, la bomba. Che bella lobby. Questa corona. Dai, Francia, non piangi. Io abbandono la lobby. Basta. E mo pure io l'abbandono, va. Abbandono la lobby, lascio tutto. Quindi ragazzi, questa non so, ho capito bene cosa è successo in questa cosa. Una l'ho vinta, una però l'ho vinta e mi sta bene così, distruggendo Joseph letteralmente. Ecco, ecco. Quindi ragazzi, voi giù nei commenti consigliateci altri setup. Per iscrivervi ai nostri canali cliccate qui sui pallini, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate sulle miniature. Ciao!